Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. L'unica forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi di difficoltà si deve credere che Gesù sta davanti a noi e non cessa di accompagnare i suoi discepoli. La persecuzione non è una contraddizione al Vangelo, ma ne fa parte. Se hanno perseguitato il nostro Maestro, come possiamo sperare che ci venga risparmiata la lotta? Però nel bel mezzo del turbine il cristiano non deve perdere la speranza, pensando di essere stato abbandonato. C'è infatti in mezzo a noi qualcuno che è più forte del male, più forte delle mafie, delle trame oscure, di chi lucra sulla pelle dei disperati, di chi schiaccia gli altri con prepotenza, qualcuno che ascolta da sempre la voce del sangue di Abele che grida dalla terra. I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull'altro versante del mondo, quello scelto da Dio.